Non decade il pugilato nemmeno nelle serate di Magra. Sul quadrato del Palazzo dello Sport a Roma è di scena Bruno Visintin. E per lo spagnolo Joaquim Riquelme il ferro di cavallo ricamato sulle mutandine non è un amuleto abbastanza efficace. L'italiano adotta il catenaccio, si chiude cioè in difesa come le squadre di provincia e colpisce in contropiede, di rimessa. A volte Riquelme è costretto a percorrere dei chilometri per agguantare l'avversario, ma appena lo raggiunge si pente di aver fatto tanta strada. Visintin infatti non perdona. Il pubblico naturalmente vorrebbe meno podismo, ma Visintin non intende mutare la sua tattica, una tattica che gli darà la vittoria. Dopo mezz'ora di corsa, i due avversari si raggiungono e si abbracciano.